No, allora io contro Conte ci ho anche giocato contro. Io sono sempre del parere che l'allenatore deve rispecchiare la squadra in campo. E io quando ho giocato contro la Juve ho visto 11 persone che erano tutti come Conte quando giocavo. Tutte persone che corrono 90 minuti, non ti danno respiro. Poi giustamente aggiungi dal valore tecnico di un Pirlo, dietro una difesa solida, compatta come Barzagli, Bonucci e Chiellini che ti danno sicurezza. Perché la squadra, quando io ho sicurezza nel mio compagno di reparto, e tutti quanti pensano alla stessa maniera, la squadra va benissimo. Perché io so che vicino, se sbaglio io, c'è un mio amico che mi aiuta. E quindi ho la mentalità che chi sbaglia va sempre aiutato. Se tutti e 11 la pensano, tutti e 18 alla stessa maniera, questo è il gruppo e questa è la vera squadra. E la Juve c'ha questo. È più bella o più pratica? È più pratica, perché anche quando non fa bel calcio, però riesce a vincere le partite 1-0 e non prendi gol. Quindi quello è l'importante, è vincere. Perché è inutile dire sì, ho giocato bene ma ho perso. Se si chiede a tanti allenatori, dici voglio giocare male e vincere. E quindi, ma è giusto, il calcio è questo, che noi ci alleniamo tutta la settimana per andare la domenica a giocare le partite, a vincere le partite. Quindi il calcio è questo. Carrozzieri, molti indicano come Pirlo, l'uomo davvero fondamentale della Juventus, ma anche Vidal non è da meno. Sì, anche Vidal, ecco, sono due giocatori diversi. Pirlo è più un giocatore statico, di impostazione, di tecnica. Vidal è più uno di corsa, di inserimenti. Quindi sono due giocatori che si rapportano bene. È stato un impatto devastante anche quello di Tevez e Llorente con il nostro Sì, ma campionato. anche di Pogba, ecco, è stata una scoperta anche Pogba. Quindi complimenti a Paratici, a Ned, agli osservatori che fanno questi colpi. Io adesso, conoscendo sia Fabio Paratici che Marotta, l'ho avuto alla Sampdoria come direttore, quindi sono delle persone, Marotta e Paratici, che capiscono il calcio, persone di calcio, quindi penso che dopo Moggi uno dei direttori che poteva fare il calcio a Torino era Marotta, e infatti ci è riuscito. E quindi ecco, anche l'Oriente all'inizio ha avuto dei problemi, non si era ambientato, poi ecco l'attaccante, basta che fa gol, si comincia a sciogliere, perché l'attaccante l'importante è fare gol. Perché se la partita va vinta 3-0 e l'attaccante non segna, è giusto che sia arrabbiato. E qui penso che è la mentalità giusta per gli attaccanti che vogliono mettersi in mossa e arrivare, come Tevez. Quindi sono due grandi giocatori. Marotta e Paratici, che per l'appunto hai avuto a Genova, Sponda, Sampdoria, in cosa e in quale reparto dovranno lavorare per rendere la Juventus a livello di Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona? Beh, per me la Juve già non diciamo che è al 100%, ma quasi, perché ha dei giocatori che 8-11esimi sono della nostra nazionale. Quindi penso che la Juve è già abituata, quindi poi giocatori che giocano i mondiali e giocatori che fanno gli europei, è come quando va a giocare con la squadra del club per la Champions League. Quindi io ho avuto l'onore di conoscere Luciano Moggi, di parlarci un po' di calcio. Lui diceva sempre: io quando devo prendere giocatori stranieri devo prenderli solo se sono capitani delle nazionali. Perché lui diceva: io in Italia so che vingo, però quando vado a giocare la Champions mi devo confrontare con delle squadre dove sono giocatori forti a livello internazionale. E lui infatti va in Edwin, Zidane, Thuram, tutti i capitani delle nazionali. E quindi è la verità. Quale altra formazione ti piace particolarmente? La Fiorentina o il Parma e il Torino che stanno facendo Sì, il Parma benissimo? e il Torino stanno facendo benissimo, però ecco, per me la Fiorentina è stata veramente la rivelazione, perché ha preso dei giocatori che nelle altre società dicevano che erano finiti, tipo Pizarro, Aquilani, quel Vargas che all'inizio era messo fuori rosa, così. E qui va merito a Montella che ha reintegrato questi giocatori, li ha fatti risentire importanti e stanno facendo bene. Quindi la Fiorentina mi piace anche come squadra, ma più che altro anche come gioco e come. Mi piace, anche come esempio di società, ecco. La Fiorentina, Udinese, queste sono le società belle dove giocarci oppure lavorarci, perché si vede che sono proprio una famiglia, i Della Valle, i Pozzo, persone in gamba, persone che meritano tanto, quindi. Piace questa Serie A, la guarda con piacere, o Sì. comunque c'è un po' di noia in alcune partite? Torniamo sempre al discorso di prima, Serie A è sempre un campionato bellissimo, qui in Italia il calcio è seguito. Io la guardo con piacere, però ecco, a volte mi viene in mente gli anni che c'ero io, come ho detto prima, manca quel giocatore che ti dà lo spettacolo, quel colpo di classe, anche se ogni tanto vediamo Antonio Cassano che fa le sue
che è un ragazzo eccezionale, ci ho giocato a Bari, quindi lo conosco molto bene, sono stati 3 anni insieme. Però ecco, l'unico che può fare è oppure Muriel, perché è un altro che tipo da spettacolo, a volte fa delle giocate che io gli dicevo quando li vedevo in allenamento, dicevo ma questo come fa a venire a Lecce così? E quindi quest'anno ecco, mi aspettavo la consacrazione, però so delle sue capacità, quindi riuscirà. Cassano, con cui hai condiviso la parentesi di Bari, è diventato ancora più forte perché forse ha messo la testa a posto, oppure è una diceria popolare questa, Ma Morris? lui, guarda, io me lo ricordo quando aveva 15 anni e vederlo adesso, che quando l'ho incontrato in campo, lui stava sempre uguale. Lui, la sua forza è stata la cosa che diceva: tanto io arrivo, io sono le mie capacità, io sono un giocatore. Lui lo pensava a 15 anni e l'ha fatto, il giocatore l'ha fatto. Lui quello che faceva, che fa adesso, faceva a 15 anni. E quindi Cassano è stato uno che ha vissuto un'infanzia brutta, poverino, perché ha avuto dei problemi, come si sa, però ecco, lui è stato forte di carattere e questo gliene va atto, perché riuscire a fare il giocatore nella cosa di Cassano è stato un po'. Non è da tutti. Lui è stato forte, ce l'ha fatta, ma lui già dentro sapeva che faceva il giocatore. È da portare ai mondiali, cioè Prandelli potrebbe farci seriamente un pensiero. Per me sì, perché poi lui si esalta quando vede. Secondo me, chiamandolo in nazionale, lui darà ancora molto di più, perché è un premio che per me va dato, la possibilità a Cassano. Per quello che sta facendo vedere adesso, vale più Cassano che un Balotelli. Adesso Balotelli sta attraversando un periodo non buono, anche se è un grande campione. Però ecco, adesso Cassano sta dimostrando di più. Hai detto che è un grande campione Balotelli, però obiettivamente lo ha dimostrato. Non l'ha dimostrato, anche perché i veri campioni sì, come si dice, lo screzio può capitare a tutti di uscire fuori di testa così. Però ecco, lui che se vuole diventare un grande campione non deve fare determinate cose, perché a livello tecnico non si discute, forse un po' a livello comportamentale deve migliorare.